io sono stremato. Ogni volta credo di aver almeno sviluppato gli anticorpi per affrontare anche le più rovinose letture trash. La mia esperienza, la mia carriera, diciamo, nella scoperta di titoli veramente sconvolgenti per i motivi sbagliati, sembrava aver avuto i suoi frutti e che non ci fosse la possibilità di arrivare di fronte veramente al peggio del peggio, o quantomeno a letture che potessero mettermi veramente così tanto a dura prova. Però ogni volta, ogni anno, salta fuori, patum, come un bastone potentissimo, una lettura che su di me ha un approccio veramente violento. È un po' il caso di oggi, perché il libro, che ovviamente è fluviale, perché il dono della sintesi per questo tipo di libri non è assolutamente contemplata, cioè deve essere una via crucis vera e propria, quindi mattoni di 500 pagine passa, anche se, volendo essere sinceri, sono spesso romanzi che potrebbero avere 300 in meno. Ecco, il libro di oggi veramente mi ha fatto venire il mal di testa. Ora, io capisco prendere il mal di testa da una canzone particolarmente rumorosa, ma da un libro che ti leggi tranquillamente non credevo fosse possibile sviluppare un'emicrania da lettura, perché il libro di oggi è a un livello di isteria, urlato, scritto malissimo e nonsense che veramente pochissimi altri libri ci si avvicinano, come ad esempio Love di L.A. Casey, ma almeno Love di L.A. Casey era talmente grottesco e buttato in cacciara che, per quanto facesse arrabbiare, mi aveva fatto anche ridere, è diventato iconico. Il libro di oggi invece devo dire che, porca vacca, una tortura cinese in confronto è, non lo so, un bagno nell'aloe vera, cioè siamo veramente a quei livelli. E naturalmente nell'esporvi la mia opinione a riguardo, cerco ovviamente di esporla in modo comunque rispettoso come sempre, perché la recensione trash è anche una cosa che è divertente per voi, ironica, dove parliamo di libri che io ritengo appunto trash, ma questo non significa che non possiate apprezzarli. Quindi non voglio mai essere offensivo verso l'autore e l'autrice, verso la casa editrice che ha scelto di pubblicare questi libri, e neanche verso i fan. Piuttosto scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate, perché vi è piaciuto, e scateniamo un bel dibattito. Ecco, detto ciò, le ovvie premesse, possiamo svelare il libro in questione, che, come vi dicevo, è eterno. È un libro eterno che poteva durare molto meno, e che invece dura 500 pagine, e l'ammontare cacofonico di roba che devo segnalare è talmente ingente che mi serviranno notevoli parti, non so neanche se ne basteranno tre. Vedremo. Il libro in questione è Better, Collisione, di Kerry Layton. Ecco, Kerry Layton in realtà vuole farla americana, ma è uno pseudonimo di un'autrice italiana, appunto, nata su Wattpad. E questo romanzo effettivamente nasce su Wattpad come fanfiction di un altro libro nato su Wattpad, che a sua volta era una fanfiction. Sembra una matrioska di trash, perché questo dovrebbe essere un retelling di After. Cosa? Oh mio Dio! E in effetti mantiene quello che promette. È un retelling di After, ma better, capito? Cioè, meglio di Anna Todd. È una bella sfida, comunque. E bisogna capire, appunto, se è meglio a livello di trash o meglio a livello di qualità. Questo me lo direte voi. Ecco, è un libro esattamente isterico e nonsense come After. Forse anche peggio, secondo me. Che, come al solito, un po' sul mood alla ricerca della nuova Erin Doom, anche qui abbiamo una copertina che sembra promettere, appunto, un fantasy romance. Io mi immagino i poveri lettori giovanissimi che vanno in libreria, magari vanno a mood, a naso, sono appassionati di paranormal romance, di fantasy, vedono questo libro che urla esattamente quello, e invece si ritrovano, lo comprano per curiosità, e invece, anziché trovare gli incantesimi e la magia, si trovano in mezzo a un delirio nonsense che, in confronto, la peggiore soap opera argentina, è un film di Bergman. Ecco, siamo veramente a quei livelli. Proprio è un libro delirante in cui si muovono naturalmente l'ennesima cosina sciapa invischiata con un cosino decerebrato. Uno dei peggiori cosini con cui abbiamo avuto a che fare. In confronto, ve lo dico già, Dominic di Love
è un gentleman. Christian Grey è Padre Pio in confronto. Rigel, che vi ricordo era un mostro con gli occhi neri che si illuminano di notte, quindi che paura, rinchiudetelo in un laboratorio, in confronto è Bob l'aggiusta tutto, capito? Siamo a un livello veramente di personaggio maschile urendo, proprio inconcepibile. Lo stesso Ardyn di After sembra, non lo so, tipo il vicino acquasapone che va messa la domenica. Cioè, veramente, se l'intento era di fare una versione extreme di After, probabilmente ce l'ha fatta l'autrice da questo punto di vista, perché concepire un personaggio maschile così tanto animalesco, completamente privo di ogni qualità di raziocinio, di empatia, cioè veramente in confronto Ted Bundy è una brava persona. Ecco, io non capisco come sia possibile. E dall'altro canto, come fai a realizzare una protagonista femminile così tanto sciapa? Perché ovviamente i nostri cosini sono Vanessa e Thomas. Thomas abbiamo già trattato, è meglio trattarne il meno possibile. Vi dico solo che l'unica cosa di cui sappiamo è che è ricoperto di tatuaggi e ha gli occhi verdi, che novità. Lei invece è sciapissima, come sembra, la nostra cosina che si veste in modo sciatto, ma è buona. È buona ma non sa di esserlo, che novità. Perché poi lei poverina si lamenta della sua terza di reggiseno, del suo culo perfettamente sodo, dei suoi banalissimi occhi grigi, perché tutti hanno gli occhi grigi, e povera, è bella e si lamenta di essere bella perché lei non ha gli specchi, come ogni protagonista dei libri trash. Ovviamente, quali sono le passioni della nostra cosina? Naturalmente rilegge per la 40ª volta Orgoglio e Pregiudizio, e nel frattempo la povera Jane Austen nella tomba non so quante volte si è rigirata per continuare ad apparire controvoglia nei libri trash, io non lo so. Vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso, l'ambientazione, devo dire che noi ci aspetteremmo questo romanzo ambientato nella high school statunitense. C'è da dire che c'è un elemento di novità, ci troviamo in un paesotto americano, nell'Oregon, Corvallis, che tra l'altro esiste davvero, ho googlato, ed è un paesotto nell'Oregon. E la storia, e qua secondo me bisogna alzare le mani e invocare lo Spirito Santo, è ambientata all'università. Ok, allora, e voi direte, e che male c'è? Ma niente, assolutamente, anzi diciamo che è abbastanza giustificata la presenza di sesso estremo che c'è all'interno di questo romanzo, perché a livello di hotness diciamo che è molto più ardito di After questo. Però, allo stesso tempo, se tu vuoi avere dei protagonisti più grandi d'età, Perché si comportano da 14 anni? Cioè, sembra come se l'autrice non conoscesse l'universo delle persone che frequentano l'università, frequentano il college. Ovviamente, come in After, anche qua ci ritroviamo degli ultra ventenni giocare ad obbligo verità, oppure ancora dire mia mamma non mi capisce a 20 e passa anni, cioè proprio questo livello, cioè sono dei quindicenni incastrati nei corpi di ultra ventenni, veramente. Addirittura a volte la protagonista si lascia scappare delle informazioni come l'adolescente che è in me, ma non, carissima, in teoria a livello anagrafico non sei più adolescente, frequenti l'università. Però vabbò, niente. C'è anche da dire che se dovessimo valutare la capacità di stare al mondo dei nostri protagonisti, non andremmo oltre il terzo anno d'età. Ma detto ciò, possiamo iniziare, perché carne al fuoco ce n'è tanta. Ce n'è tantissima, anzi. E quindi iniziamo e deliriamo assieme. Per farvi capire da dove siamo andati a parare, io ho iniziato a sottolineare cose già dal prologo, perché la nostra casina, la nostra Vanessa, inizia a presentarsi in modo talmente svogliato
che secondo me vale la pena citare. Ecco, a livello di scrittura questo libro è proprio scarno. È ambientato negli Stati Uniti, ma obiettivamente questa storia potrebbe essere ambientata anche a Quarto Giaro, non cambia niente. Io non capisco veramente la motivazione per cui questo libro debba essere ambientato in un paesotto dell'Oregon, quando non c'è nulla che giustifichi ciò. E soprattutto quando i luoghi non sono descritti, cioè tutto ciò, ma non che ho voglia di descrizioni da quattro pagine, ma proprio è completamente decontestualizzato questo libro. A tratti le descrizioni sono talmente precipitose che non capisci dove si trovano i protagonisti, né capisci i salti temporali che sono all'interno di questo libro, per quello che ti viene anche il mal di testa, perché all'interno della stessa pagina scorrono quattro giorni e appaiono personaggi che non erano lì fino a un secondo fa. È un completo delirio e va avanti per 500 pagine questa cosa. Comunque noi percepiamo già l'altissimo tasso di romanticismo, perché la nostra cosina sta delirando nel prologo. Sin dal primo momento in cui mi ha toccata è stata la melodia stonata di una chitarra elettrica, mica che culo, l'irruenza di un uragano, la dannazione di un'anima in collisione, perché la verità è che nessun libro mi aveva preparata a questo. Ma come fai a prepararti di fronte al conoscere questo energumeno? Ma nessuno era preparato, non ci vuole altro che la guida, veramente. Perché quando incontri per qualcuno per la prima volta, tu non lo sai. Tre puntini. E non ero preparato effettivamente a tutto ciò. Non sai che impatto avrà sulla tua vita. Non sai che potere eserciterà su di te. Non sai che cambierà ogni particella del tuo corpo. Addirittura, il nostro Thomas funziona meglio di qualsiasi contorno occhi. Ti cambia ogni particella del corpo e ti toglie le occhiaie. Comunque, diciamo che l'elemento di novità di questo libro è che la nostra cosina sta già con un ragazzo. Sta già con un ragazzo da diverso tempo. Anche in After era così. La nostra testa stava con Noah, che noi, come ha detto anche Ilenia nella sua recensione, da come si comportava noi capivamo che evidentemente non era molto interessato alle ragazze e che probabilmente aveva necessità di frequentare più spesso il plastic per trovare se stesso. In questo caso invece Travis è un altro buzzurro, è un altro ragazzotto che non sa frenare minimamente i suoi impulsi, ma che allo stesso tempo sta con la nostra cosina è abbastanza contenta di ciò. Ovviamente come deve iniziare un libro trash dopo il prologo? Ma naturalmente con la sveglia che suona e la nostra cosina che non ha voglia di alzarsi. Il suono martellante della sveglia mi ricorda che oggi inizia il mio secondo anno, cioè il secondo anno dell'università. Vabbè, io rabbrividisco perché so cosa succederà dopo. Alla Oregon State University. Inutile dire che vorrei crogiolarmi sotto il piumone ancora un po'. Ma dopo la terza sveglia ignorata, Breathe dei Nirvana, e qua io ho detto, alzo le mani, ho detto, caspita, la nostra cosina però ha fatto un upgrade rispetto alle altre cosine trash. Ascolta buona musica. Soprattutto dei Nirvana ha scelto una canzone non così convenzionale. Se avesse scelto Smells Like Teen Spirit avrei detto, è semplicemente una poser. Però Breathe, complimenti. Parte a tutto volume e rischio quasi un infarto. Mi tolgo la mascherina da notte a forma di rana e mi sforzo ad aprire gli occhi. E lei vede che non ci sono chiamate ricevute da Travis. Dopo ogni litigio scompare dai radar per giorni interi, dimostrando sempre di più quanto poco gli interessi salvare la nostra relazione ormai agli sgoccioli. Quindi la nostra cosina con Travis ha un rapporto un po' di tipo tossico. Si urlano continuamente uno contro l'altro. Lui sparisce, poi tornano insieme. Quello che non vi ho detto è che poi Travis ha questa tattica di farsi perdonare facendo dei regali, o comunque lui è straricco, tipo figlio di un petroliere, e come vedrete successivamente, per farsi perdonare dall'ennesima sfuriata, dal fatto che va alle feste e si ubriaca, regala a cosina dei biglietti di Harry Styles, ok? Controvoglia mi alzo dal letto e scivolo nelle ciabatte pelose a forma di unicorno. Infilo la vestaglia di Pyle, inebriandomi del profumo di bucato fresco, e mi dirigo verso la finestra davanti al letto. La nostra così sembra una ricreazione in chiave moderna della la casa nella prateria, con la dama che si alza dal letto e guarda fuori il suo campo, il suo vigneto. Arrivata in cucina la trovo già pronta per la giornata. Ovviamente chi è? Sua madre. Sua madre
è una roba. Allora, penso che sia la peggior madre mai comparsa in un libro trash. È un'approfittatrice totale, un'arrampicatrice sociale e soprattutto è una donna priva di anima, che ovviamente è perfetta e ovviamente mette in imbarazzo Cosina, perché invece con i suoi banalissimi occhi grigi e il suo seno abbondante è una ragazza che non si può guardare. Chignon biondo perfettamente acconciato, pantaloni palazzo bianchi ed eleganti, camicia azzurra, trucco impeccabile, con il mascara che le mette in risalto gli occhi azzurri e un filo rossetto rosso sulle labbra sottili. La sua classe è innata, riesce sempre a minare la mia già scarsa autostima. Sì, però tesoro, ok essere un po' insicuri, però cavolo, sei ai capelli neri corvini, gli occhi grigi, ai lineamenti di una dea, perché tutti le dicono questa cosa. E vi giuro, cioè, se una è bella, sa di esserlo, magari ci sono delle giornate no, però in linea generale gli specchi funzionano, ragazzi. Cioè, secondo me, io sono stufo di protagoniste del genere. Quando, allora, lei poi ci svela che ha una migliore amica, Tiffany, che tra l'altro Tiffany è la sorella gemella di Travis, il ragazzo di Cosina. A Tiffany importa solo delle ultime tendenze in fatto di moda e make-up, dell'appuntamento fisso il martedì dell'estetista o dei suoi amatissimi podcast true crime, buono sapersi. Quindi Tiffany ha una personalità più spiccata rispetto alla nostra Cosina. Prova una maglia bianca aderente con la scollatura decorata in pizzo. È bella, ma guardandomi allo specchio noto che mette troppo in risalto il mio seno prosperoso. Così finirei per avere gli occhi di tutti addosso, che è proprio quello che voglio evitare. E la nostra Cosina si prepara a una fantastica giornata alla Oregon State University. E per farvi godere delle bellissime descrizioni di questo libro, eccoci qua. Una descrizione come è fatta la scuola. Preparatevi a leopardi, levate. Una di fianco all'altra, lei e Tiffany inteso, ci avviamo verso i grandi edifici in mattoni rossi, circondati da siepi e alberi che in questa stagione cominciano a tingersi di vermiglio, arancione e giallo. Punto. La scuola sappiamo che è fatta così. E poi non sapremo nient'altro. Diciamo che poi arriva il momento in cui la nostra Cosina inizia già a percepire un po' di dramma nell'aria tra Travis e soprattutto l'incontro suo con quello che sarà il cosino più decerebrato di tutti, che subito durante l'ora di filosofia arriverà a disturbarla. In ogni caso io adoro che lei si metta a leggere ragione e sentimento in mezzo al campus e quando chiude il libro con rabbia riesce addirittura a chiuderlo talmente velocemente che cheat facendo svolazzare alcune ciocche dei miei lunghi capelli, che è un portale, sto libro vai, boom, psh, e ti parte la capigliatura, adoro tutto. Vabbè, quello che ci importa è che pian piano noi capiamo che lei ha litigato con Travis, perché Travis, senza dirle niente, è andato a una festa, è uscita una Instagram story dove si strusciava con due tizie mezze nude. Ah, fantastico. E ovviamente lui, per farsi perdonare, le regala i biglietti di Harry Styles. Una volta visti i biglietti, lei fa tutta ok, dai, ti perdono, fantastico. Lei arriva all'aula di filosofia, dove incontrerà il suo incubo peggiore, Thomas Collins, appunto il nostro cosino decerebrato. E lei ovviamente non smette di avere occasioni per essere un cliché vivente. Opto per la prima fila. Sarò una secchiona, ma amo ascoltare le lezioni senza essere disturbata. Nel giro di pochi minuti si riempie di studenti e un ragazzo avanza nella mia direzione. Non un ragazzo qualsiasi, è Thomas Collins. Tra tutti i posti ancora liberi, Thomas decide di sedersi proprio accanto a me. Ecco, e qua dobbiamo parlare del fatto, a parte che vi leggo anche questo pezzo, che gli lancio un'occhiataccia per fargli capire che le sue misere tattiche da playboy ammuffito con me non funzionano. E aggiungo in tono acido, sperando di scalfire un po' la sua presunzione, non te l'ha mai detto nessuno che masticare a bocca aperta davanti alle persone da maleducati, così come da maleducati ascoltare la musica durante le lezioni. Sei il classico pallone gonfiato, tutto muscoli e niente cervello. Ecco cosa sei, un pallone gonfiato di dimensioni gigantesche. Ecco, la nostra cosina cattivissima e cruenta. Lui cosa risponde per farvi capire la classe di quest'uomo?
di gigantesco o ben altro. Grazie Thomas, grazie. Lo sai che chi si loda si imbroda? Chiunque dica di avere un pene grosso, nel 99% dei casi, ha esattamente l'opposto. Quindi grazie Thomas di questo improvviso coming out. E poi aggiunge però, visto che può essere nato il dubbio in Vanessa, dice, oh no, mica che pensi che abbia detto una bugia, dice, constatalo tu stessa se vuoi. Che classe. Come fai a non innamorarti di un uomo così? Il nostro Thomas Collins, guarda, altro che Mr. Darcy. Thomas Collins, no? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, quello che voglio un attimo contestualizzare è il modo totalmente trash in cui questi due dovrebbero iniziare a piacersi. Loro si conoscono a questa lezione di filosofia e non si capisce nessun motivo perché Thomas Collins, uno, dovrebbe mettersi in prima fila. Ha puntato gli occhi sulla nostra Vanessa? Può essere, ma io vi giuro, da lì in poi, la relazione come viene raccontata non è mai credibile, soprattutto perché lui, ve lo giuro, è un totale psicopatico. Ma andiamo avanti, abbiamo già visto che la classe appartiene totalmente a Thomas Collins, un uomo raffinato, elegante e dai modi attraenti. Certamente posso anche capire che la nostra cosina lo trovi attraente dal punto di vista fisico, però, che viene descritto ovviamente come il bello tenebroso con gli occhi verdi e tatuaggi, però, insomma, cioè, uno che ti dice di gigantesco ben altro non basta, cioè gli metti, fai caput, come fai a dargli ascolto? Lasciamo perdere. In ogni caso arriva il professore. Il professore di filosofia si sorprende vedendo Thomas Collins in prima fila, perché ovviamente, come abbiamo capito, è persino maleducato e ignorante. Signor Collins, ma che piacere, che adoro il professore però che dice che spiacevole sorpresa, cioè. Adoro! Come dargli torto, tra l'altro! Ho sentito molto parlare di lei nei collegi docenti! Qual buon vento la porta da queste parti! A parte che come parla il professore, adoro! Vabbè, il tizio, la nostra cima, risponde: nessun buon vento! Sono costretto a partecipare a qualche corso se voglio tenermi stretto il posto nella squadra! Ma ragazzi, ma è l'università questa, eh? Cioè, io non so come funzioni bene nei college americani, però l'idea, cioè il cliché trash del lo sportivo quarterback della scuola che è una capra nello studio e che rischia di perdere il corso, lo sport perché va male a scuola, è una roba che posso capire al liceo, ma all'università, cioè all'università non funziona che comunque boh, nel senso sei un po' più adulto, cioè perché dovrebbe, vabbè, lasciamo, non lo so, magari mi sbaglio io e non so come funziona in America, però se lui gioca nella squadra di basket perché dovrebbe influire sui cioè perché le due cose dovrebbero essere collegate, me lo spiegherete voi. Vabbè, risponde lui con strafottenza, picchiettando la matita sul banco. E se Thomas Collins picchietta la matita, allora, anche se a dirla tutta, le ragazze che lo frequentano sono un ottimo incentivo. Ora, lui vuole farlo strafottente con il professore, ma ci ricordi... Allora, a me la cosa che ha dato più fastidio è che loro dovrebbero essere più grandi. Allora, un'uscita così ridicola la trovi comprensibile, diciamo, dal quindicenne che vuole farlo strafottente, vuole fare il fighetto con il professore in classe. Ma se voi prendete lo stesso identico atteggiamento, lo mettete su una persona al secondo anno dell'università, è ridicolo! Cioè non è più figo perché risponde male al professore, cioè diventa veramente un trash. Vabbè, in ogni caso Thomas Collins è tutti impazziti. Così, allora, Cosina poi, anche lei è un caso perso, Il professore lo ignora, questo energumeno, dice vabbè, spiegheremo Kant, ok. C'è bisogno di reagire così? Gli occhi mi si illuminano soltanto a sentirlo nominare. Allora, va bene che sei appassionata di filosofia, però insomma, si innamora, fa gli urletti, come addirittura mugolo di felicità, ma Cosina, ma un po' di autocontrollo? Cioè, non so chi è peggio, tra lei che ha gli orgasmi quando il professore annuncia Kant e quell'altro che dice viva le fighe in prima fila. Cioè, veramente, è una coppia, guarda, chi si assomiglia si piglia, eh. Chi si assomiglia si piglia.
In ogni caso, la nostra cosina, nonostante la maleducazione e la completa assenza di fascino di quest'uomo, rimane colpita. Allora, lei sta con Travis, ok? È lecito pensare che anche lui stia con una ragazza incredibile, che le ragazze gli vanno dietro, posso dire questa cosa. Però, vabbè, insomma, ad alcune piacciono stronzi e stupidi. Va bene, abbiamo capito. Però era quasi lecito aspettarsi che lui stesse con la cheerleader. Ok, anche se vi ricordo, siamo all'università, non siamo al liceo. Ecco, non è proprio una cheerleader, ma proprio è lo stereotipo della cheerleader. Lei sta con questa, Sheena Kennest! Poi mi spiegherete perché nei libri trash le bitch della scuola hanno sempre dei nomi che sembrano delle linee di shampoo gluten free. Ecco, fisico slanciato, forme mozzafiato, capelli rosso fuoco, occhi turchesi. Mamma mia, le descrizioni in questo libro sono dirompenti, devo dire. Ovviamente la nostra cosina, guardando Sheena Kennest, pensa subito: oh, non sono bella come lei, a Thomas non piacerò mai. A pagina 3. Benissimo. In ogni caso, noi sappiamo già subito che ci sarà una festa. E in questi libri, ovviamente, quando c'è una festa, succederà il dramma. Vi dico solo che cosina conosce tal Leila. Leila è la sorella di Thomas, un personaggio che dovrebbe avere una sua importanza all'interno di questo libro, ma fortunatamente lei stessa non vuole essere coinvolta nelle pagine, quindi c'è e non c'è, e quindi ve la cito solo quando è veramente utile. Proseguiamo oltre. Torniamo al fatto che la stessa autrice è confusa sull'età dei protagonisti, perché arriva a un punto del libro in cui la protagonista Vanessa dice per cui sono libera di fare ciò che voglio, sentenzia l'adolescente che è in me. Non lo so, ma perché non l'ha ambientato alla al liceo questo libro? Cioè, avrebbe avuto più senso, proprio le dinamiche sono completamente queste dinamiche raccontate, però sono totalmente assenti nell'universo, ma comunque sono totalmente assenti nell'universo universitario, cioè non esiste. Come ad esempio ci sono dei momenti in cui l'imbarazzo nel lettore si fa sempre più dirompente, come quando la protagonista va a scuola, va all'università con la maglia del pigiama. Ma non è una scelta volontaria del tipo voglio fare la trasgri e mi metto la maglia del pigiama, cioè lei non si ricorda che indossa la maglia del pigiama, e questa cosa diventerà un dramma totale a lezione. Facciamo finta di niente. In ogni caso, lei ci presenta un altro amico inutile, che è Alex. Alex è il suo migliore amico. Questo Alex sta con questa Stella, che è una ragazza a distanza, sostanzialmente. Loro due non è che abbiano così tanta presa all'interno del libro, però comunque vengono citati spesso, quindi ve lo dico. In ogni caso, ad Alex viene affibbiata anche l'ennesima descrizione dirompente. C'è anche da dire che Alex è un appassionato di fotografia, un ragazzo un po' sensibilotto. Alex mi racconta del corso di fotografia e mi mostra alcuni scatti in bianco e nero di ieri pomeriggio. Cosina reagisce così, in modo molto diplomatico. Lo elogio per la piacevole malinconia che riescono a trasmettere. La piacevole malinconia. Sembra proprio... Sì, Alex, va bene. Bellissima la malinconia che riescono a... la dolce malinconia che riescono a trasmettere le sue foto. Me la immagino così, diplomatica e vernissage, la nostra cosina. Andiamo oltre. Ovviamente c'è pagine e pagine di nulla, ma arriviamo invece alla nostra cosina in avventura con Travis. La mia mente si perde altrove, perché lei sta con Travis, stanno guardando un film che, tra l'altro, ironia della sorte, si chiama La verità che non gli piace abbastanza, e lei asseconda Travis, il suo ragazzo, ricordiamolo. Ma la mia mente si perde altrove, nel ricordo di due occhi verdi, eccola lì, e spavaldi, un sorriso arrogante, il suono di una voce graffiante, e diamine no! La nostra cosina inizia a essere vittima di un sacrilegio, di un maleficio che la porta con questi occhi. Più volte, mentre Rachel aveva gli occhi neri, così, che sbrillano nella notte, lui nel libro le ha fatto una maledizione, forse questa è la parte fantasy, per cui la nostra cosina, quando chiude gli occhi, le compaiono gli occhi verdi in testa e lei non può farne a meno. Allora, Thomas la saluterà da qui in poi come ciao straniera, incomprensibile scelta. Fatto sta che ovviamente quando Thomas
pur avendo parlato con Cosina per 2 secondi in aula di filosofia, si permette di questi modi di fare, no? Addirittura le soffia in un orecchio. La nostra Cosina, anziché mandarlo a quel paese, ovviamente mi provoca uno strano sfarfallio nella pancia. Oh, patatina. Lei è già cotta. Poi, tra l'altro, lei è un personaggio insopportabile. Sapete perché? Perché lei vuole fare quella di sani principi. Vuole fare quella che, oh no, sono la relazione seria, biribi. Poi si arrabbierà tantissimo, perché ve lo spoilerò ora, Travis l'ha tradita. Però noi scopriremo che lei fa esattamente le stesse cose. Quindi è una grandissima ipocrita. E nei pochi i lampi di lucidità che ha Thomas all'interno del libro glielo fa notare. Le dice: sei un ipocrita del cavolo. E c'ha ragione in quei casi. Vabbè, allora, in ogni caso, lei si sta confidando con Alex, perché Alex ha visto che questo pazzo va dalla sua amica, le soffia in un orecchio e le dice ciao straniera, e giustamente chiede domande. E Alex gli dice che comunque questo Thomas non ha una buona reputazione. Stiamo parlando di Thomas Collins. Ha sempre secondi fini con le ragazze. E Cosina: se per secondi fini intendi darmi il tormento rendendosi insopportabile, allora hai veramente ragione. Sai cosa intendo? Non fare l'ingenua. Ma no, ma cosa dici? Tra 2 pagine finiranno a letto, ve lo dico subito. In ogni caso, la nostra Cosina alla festa: Thomas, sotto la luce al neon i suoi occhi verdi brillano ipnotici. Come fanno a brillare gli occhi verdi se c'è la luce colorata al neon? Ma raga, o che questo ha gli occhi veramente stroboscopici, magici, che addirittura sotto le luci fucsia di una festa riescono a illuminare e diventare verdissimi, oppure non lo capisco. Sento subito uno formicolione alla pancia. Ecco, ve l'ho detto che gli occhi di quest'uomo sono maledetti. Ti fanno venire pure gli attacchi di nausea, una cosa incredibile. Vabbè, così ti prendi il raffreddore, lo sai? Un dialogo imbarazzante. E poi, tra l'altro, questo lo dice lui a lui, vabbè, perché lui è bagnato, non mi ricordo, fatto sta che è un dialogo imbarazzante. E lui, per una volta non era lui che è andato a rompere le palle, non riesci proprio a starmi lontana, eh? Per uscire devo passare di qua, purtroppo. Allora vai, non ti voglio tra i piedi. E lei, che a questo punto, vai, non ti voglio tra i piedi, ok, ciao, te ne vai. E invece lei: perché fai lo stronzo? Non ho fatto niente per meritarlo. Pensavo fossi abituata a relazionarti con gli stronzi, o è un lusso che concedi solo al suo ragazzo? E qua noi capiamo, in realtà in modo molto forzato, che Thomas e Travis si odiano per qualche motivo che viene svelato dopo. I due stronzi sono in competizione, ma che cosa strana. E addirittura Thomas le dice: tu sei una preda facile. Ma chi sei? Ma cosa vuoi? Ma soprattutto, cioè, ecco, un altro aspetto che c'era anche in After, ma che è presente anche qua. La concezione del genere femminile all'interno di questo libro fa rabbrividire, vi avviso. Cioè, c'è una quantità di misoginia dentro questo libro che non avete idea, ma lasciamo perdere. Ovviamente passiamo alle cose veramente importanti, come: lo sguardo mi cade sul suo bicipite scoperto e mi perdo ad ammirare tutti i tatuaggi che lo ricoprono. Mi soffermo su una clessidra obliqua avvolta dal filo spinato, e dentro la clessidra sono racchiuse 3 piccole farfalle nere pronte a spiccare il volo. Vorrei potergli chiedere che significato ha, ma so che non mi risponderebbe. E questo perché Thomas non parla. Thomas non si confida, non parla, non gli interessa niente. È proprio un essere umano incapace di relazionarsi con gli altri, ma questa relazione che nasce a caso tra i due protagonisti, no, vi ripeto, non ha assolutamente senso. Addirittura Cosina sta leggendo Ragione e Sentimento. Lei è stata invitata in realtà a vedere gli allenamenti di Travis, perché gioca a basket insieme a Thomas. Thomas non c'ha voglia di fare gli allenamenti, e quindi lei è a leggere Ragione e Sentimento in un parco, e Cosino arriva lì e dice: sta zitta e vieni qua. Ma chi sei? Ma cosa vuoi? Mi interrompe sfilandomi il libro tra le mani. Ma la smetti di molestarla? Lo chiude, lo posa per terra in un modo che mi fa quasi male, addirittura. E mi fa stendere accanto a lui, tirandomi per il braccio. Ma come ti permetti? Però lei reagisce così. Questa vicinanza inaspettata mi tramortisce. E il cuore prende a battere più forte.
Ma scusa, è Travis? Ok che è uno stronzo, ma fino a prova contraria è il tuo fidanzato. Le batte il cuore, gli occhi verdi, vabbè. E se il respiro si fa più accelerato? No! In realtà sono nel campetto da calcio della scuola a vedere le stelle. Benissimo. Thomas prende il libro che stavo leggendo e lo solleva in aria. Ragione e sentimento di Jane Austen, legge sulla copertina, e mi guarda con l'occhio, con la coda dell'occhio. Chissà perché non mi sorprende. E la, è così una speranzosa? Gli chiede. Ti piace leggere, ma secondo te? Ma dai, ma dai! Vabbè, lui ovviamente risponde. Mi annoia. Mi porto una mano sul petto fingendomi addolorata addirittura. Ma poi che te... Ma non ti stava sulle palle? Ma perché se ti sta sulle palle continui ad andarci assieme? Io non lo so. Mi hai appena spezzato il cuore. E sicuramente Thomas in questo sarà proprio coinvolto, interessatissimo. E Cosina, che potrebbe cogliere ogni occasione per togliersi di mezzo, gli fa le maternali, tipo: non fumi un po' troppo per essere un atleta? Credevo ci fossero delle regole molto rigide da seguire. E lui, a quel punto tu scappi, perché risponde: la nicotina tiene a bada a quegli istinti che senza non sarà in grado di controllare. A parte che, scusate, ma l'autrice sa come, cioè, che la nicotina non è che ti tiene a bada gli istinti. Vabbè, lasciamo perdere. Quali istinti? Thomas, vedo Thomas rabbuiarsi. Si passa la mano tra i capelli nervoso. Forse voleva scrivere l'erba, credo, perché obiettivamente una sigaretta normale non è che... Non lo so, vabbè, lasciamo perdere. Non voglio cercare significati che non ci sono. C'è un dramma del tipo che la cosina c'ha una cimice nei capelli, lei va nel panico. Toglila, toglila, ti prego, no! Ovviamente tutta una scusa finché succeda questa roba. Quando sento le sue dita muoversi delicatamente tra le ciocche dei miei capelli, chiudo gli occhi per paura e mi copro il viso con le mani. Annuisco in maniera sconnessa, perché lui le chiede tutto ok perché c'è una cimice nei capelli, però la capisco, anche io avrei schifo. E nel momento in cui lo sguardo scivola piano sulla mia bocca, lo stomaco mi si contrae e un'ondata di calore mi travolge da capopiedi. Sono inerme a un soffio dal suo viso, in balia delle sue mosse, e Thomas china la testa come se stesse combattendo contro un impulso più forte di lui. Perché, vi giuro, si vogliono già saltare addosso. Cozzo! Impreca denti stretti, non faccio in tempo a posare le mani sul suo torace massiccio. Ma scusa, cosina? C'è il tuo ragazzo che si sta allenando di là. Per mettere una doverosa distanza di sicurezza tra di noi, che il suono di una voce familiare alle nostre spalle mette in allerta tutti i miei sensi, il cuore smette di battermi nel petto. Ovviamente è arrivato Travis, che ha beccato la sua ragazza fare già del petting con Thomas, che tra l'altro è il suo nemico principale. Ok, quindi veramente la nostra cosina giudica male le persone che si comportano in modo disinibito, ma poi è lei stessa che non sa minimamente tenere a bada gli istinti. Benissimo. Travis, ovviamente, come reagiscono due uomini che non hanno cui? Picchiandosi. Perché Travis si avventa su Thomas sferrandogli un pugno all'addome e facendo piegare su se stesso con un gemito. Sconvolta, mi porto le mani tra i capelli. Cosina intanto controlla di avere tutte le extension. Vabbè, in ogni caso loro si picchiano, sangue, perché si regolano i conti solamente così. E vabbè, lasciamo perdere. Cosina disperata. Poi non succede niente perché non ho sottolineato niente. In realtà la nostra cosina va avanti, ci parla di quanto le piace la spremuta d'arancia. Molto bene, molto utile soprattutto. Arriviamo invece dopo 14 pagine in cui c'è un seguito a quello che è successo. Non ti chiederò scusa per averlo preso a cazzotti, dice Travis. Ah no, dice Thomas, che sono intercambiabili tra l'altro. Ti ricordo che è stato lui a sferrare il primo colpo. Non ti aspettavi che sarei rimasto lì a incassare? Sono stato felice di ricambiare. E per tua informazione mi sono anche trattenuto. Ma pensa un po', Thomas, che cavaliere, che si trattiene pure. Oh, lasciamo perdere. E poi c'è questo dialogo imbarazzante. Allora, io non ve lo leggo, ma ve lo spiego. Perché è proprio imbarazzante la dinamica. C'è questo dialogo vaghissimo tra Cosina e Leila, in cui, senza alcun motivo, Leila fa una connessione, cioè Cosina pensa
Allora Travis ha fatto qualcosa a Leila? Chissà che segreto c'è. Perché cosina, Leila dice: loro due hanno segreti e un passato di cui non so niente e dovrei lasciar perdere. E a caso cosina dice: c'entrerà sicuramente anche Leila, ma certo che ha a che fare con lei. L'ho capito da quando l'ho vista la prima volta in palestra. Quindi la nostra cosina, se ci sono protagoniste che non sanno fare 2 più 2, lei sta a fare radice di meno 28, perché qua, oh, non ho capito minimamente la connessione per cui cosina riesce a capire che la sorella di Thomas si è invischiata nello scontro tra Thomas e Travis. Non è spiegato, ma cosina ci arriva subito. In ogni caso, c'è un altro dialogo ridicolo, sicuramente, tra Thomas e cosina. Thomas dice che non gli piacciono le relazioni classiche. Le relazioni sono una gabbia di cui faccio volentieri a meno, tanto finiscono tutte allo stesso modo. E sarebbe a dire... Cosino, preparatemi. Ti sradicano l'anima! E cosina risponde: che follia! Che dialogo è? Ma che dialogo? Ma come, che follia? Tu credi? Allora dimmi, da quanto stai con Travis? Come? Da quanto stai col tuo ragazzo? 2 anni! Sì, per alcune persone 2 anni è molto tempo. Per altre, invece, è pressoché irrilevante. E allora, dove vuoi arrivare? Brava cosina, aiutaci! Sei lui, sei felice? Certo! Dai, non ci credi nemmeno tu. 2 anni di relazione e lui ti ha tolto tutto. I tuoi occhi sono vuoti, Vanessa. Ma chi parla così? Cosina, invece, Epifania, si illumina d'immenso. Le sue parole mi colpiscono in pieno. Creano uno squarcio al centro del mio petto e sprigionano emozioni che non sapevo di provare. Questa conversazione è andata oltre ogni immaginazione. Mi conosce da appena una settimana, e chiediti perché continua a farlo stalker, tra l'altro. Eppure mi ha letto dentro meglio di chiunque altro, meglio anche di quanto abbia fatto io stessa. Lui, nonostante, ripeto, lei sia fidanzata, è vero che Travis è il tuo nemico, però non ti sembra di esagerare? Mi circonda i fianchi con entrambe le mani e mi spinge contro il muro, Io chiamerei la polizia, comunque. Lui mi ignora, mi passa una mano sul collo, si china sovrastandomi completamente e mi sfiora l'orecchio con le labbra. Ma ragazzi, ma la polizia dov'è? Sai esattamente di cosa parlo, sussurra Rocco. Mi accarezza una guancia con le nocche. Vorrei dirgli che non può toccarlo, ok? In questo modo, ma non ci riesco. Ma raga, ma questa è una molestia... Proprio papale. Si sposta poi sul mio corpo e avverto le labbra morbide curvarsi lente in un sorriso appena accennato, coscio dei brividi che mi sta provocando, mentre sento uno strafallio concentrarsi tutto nel basso ventre, perché noi sappiamo che gli occhi di lui fanno vedere gli attacchi di nausea, quindi questo lo riusciamo a concepire, ma tutto il resto è una palese molestia, ok? Cosina dice: cosa fai? E lui risponde: ti dimostro che ti sbagli. E così, anziché chiamare la polizia, pensa: dominante, passionale! Ma cosa dominante, passionale? Ma Cosina, svegliati! Ma proprio quando le nostre bocche sono a un passo dallo sfiorarsi, la suoneria del telefono mi fa risalire. È Travis! E Travis avrà avuto un attacco al peacemaker che gli avrà detto: Cosina ti sta mettendo le corna, e allora l'ha chiamato. E lui, Thomas si congeda, ma lui non si congeda mai se non in modo trash, perché lui se ne va col suo sguardo da tenebroso e le dice: i tuoi occhi sono più belli quando sorridono, Vanessa. E se ne va. Ma che? Ma veramente? Io non ho parole, ragazzi, aiuto. Vabbè, Thomas la vuole vedere, vuole parlare con lei, perché comunque quei due hanno avuto la scazzottata, e le dice: vediamoci all'ingresso del mio dipartimento. A parte che non è mai chiaro
che tipo di facoltà questi frequentino, perché così ne farà il corso di filosofia, il corso di pittura, il corso di matematica, il corso di storia del neoclassicismo. Ma che facoltà fa? Non ho capito, vabbè, lasciamo perdere. In ogni caso, 10 minuti dopo lui si... Guardate le descrizioni di questo libro, sono qualcosa di epico. 10 minuti dopo lui si materializza davanti alle scale dell'edificio in stile neoclassico in cui trascorre quasi tutta la giornata, punto. Proprio secco, crudo. Aiuto. Vabbè, ragazzi. In ogni caso, la nostra cosina si butta giù di morale. Si butta proprio giù. Dice che non è abbastanza bella. Non è abbastanza bella per Thomas. E probabilmente cosina arriva al punto da confidarsi con Tiffany di questa cosa. E con Alex. Alex ovviamente e Tiffany per 4 pagine dicono a cosina che oh, ma no, ma lei è bellissima, tu sei bellissima, ma cosa dici? Alex le dice, ma ti sei vista? Da maschio posso assicurarti che non è così. E cosina, il fatto di avere delle forme al posto giusto non mi rende migliore di qualcun'altra, anzi l'unica cosa che ne traggo sono gli sguardi degli arrapati schifosi. E Tiffany, sentite l'amicizia vera, Tiffany dice, tesoro, tu non hai solo un bel culo, Nessy! Sei bella, dentro e fuori, e sei sensibile, è dolce, e ti preoccupi per gli altri, non ti importa di apparire, sei te stessa sempre, e sei qua... vi giuro, il tipo di descrizione che fa, fa proprio intrighi e passioni. Vabbè, comunque, cosina deve avere un'apertura verso l'autostima totale, le dice, no, ho solo un bel culo, ho solo un bel culo! Mi faccio forza delle parole di Tiffany e ricambio il saluto, sorridendo timidamente. Restiamo a guardarci per alcuni secondi, perché poi arriva anche Travis, capito? Cioè, è tutto what the fuck. Ma il momento viene interrotto dallo sguardo truce di Travis, che mi trafigge da lontano, addirittura. Come se non bastasse, qualcuno lancia un pallone ai piedi del ragazzo dagli occhi color carbone, perché... Ma poi, per non ripetere Travis, il ragazzo dagli occhi color carbone, come è scritto bene questo libro. Thomas! Che lo guarda con fare minaccioso. Ma direi che per oggi abbiamo detto abbastanza. Che cosa succederà tra Travis e Thomas? Ovviamente altre botte? Oppure qualcosa in più? O magari un plot twistone dove loro due vengono sorpresi a letto insieme? Lo scoprirete domani con la seconda parte di questo delirio e non siamo neanche a un terzo! Evviva! Better! Collisione! Ma l'unica cosa a provare collisione è il mio cervello. Ci vediamo domani. Ciao ciao!